Salve a tutti i giocatori e bentornati in un nostro nuovo video aggiornamento. Parliamo un po' dei nuovi supporti Zexal che dovrebbero uscire nella nuova espansione Lightning Overdrive del 4 giugno. E andiamo a vedere un po' gli effetti delle nuove carte. Il deck dove sta avendo sempre più supporti e ne siamo tutti felici. È tipo l'ottava volta che cerco di registrare perché non riesco a leggere gli effetti delle carte e neanche riesco a capirli perché ci stanno scritte delle robe in mani. Poi magari sarò io che non so buono, però comunque ci stanno certi effetti che non riesco a capirli, infatti alcuni li salterò. Allora, vediamo come prime carte abbiamo l'Ultimate Dragon e Utopia Rei, viene sempre considerato come mostro CXYZ e Utopia Rei, siamo tre mostri a livello 5, 2005-2000, quando viene attivato l'effetto di una carta che targhetta, possiamo equipaggiare un mostro ZV dal deck alla mano a lui. Poi, possiamo staccare materiale, in base al numero di mostri ZV che sono attaccati a lui, possiamo negare gli effetti dei mostri che sono sul terreno dell'avversario. Quindi, molto, cioè, non numero di mostri, il numero di carte, quindi anche magia trappola, è molto buono. E ovviamente si utilizzerà anche il rango per evocarlo. È un'ottima carta. Poi il ZV Dragonic Albert, due mostri a livello 5, 3000-1200, non può attaccare direttamente, lo possiamo equipaggiare al mostro Utopia. Poi possiamo anche, cioè possiamo equipaggiarlo al mostro Utopia, ecco il mostro Utopia guadagna 3000 di attacco. Poi il suo effetto ci permette di staccare un materiale per aggiungere una magia trappola Zexal dal deck alla mano. E in più se il mostro equipaggiato viene rotto in battaglia possiamo evocare tanti mostri ZV quanti erano equipaggiati a quel mostro. Quindi è una carta veramente buona. ZS Armed Sage, se controlliamo un Ascended Sage possiamo specialarlo, se un mostro Xyz viene evocato con lui come materiale guadagna il seguente effetto. Quando viene appunto evocato possiamo addare un ZV Monster al deck alla mano. Ascended Sage invece possiamo specialarlo quando non controlliamo mostri. Se il mostro sempre Utopia viene evocato e a lui come materiale guadagna il secondo effetto. Se viene evocato possiamo aggiungere un alza rango magico e magia normale dal deck alla mano. Un ZV Pegasus Twin Saber, possiamo controllare soltanto uno di lui, possiamo specialarlo se l'avversario ha 2000 più life points di noi e possiamo targettare un mostro Utopia che controlliamo, poi equipaggiare questo Pegasus a lui, quel mostro di pompa di 1000 e una volta per turno se questa carta è equipaggiata a un mostro possiamo negare l'effetto attivo di un mostro sul terreno dell'avversario. Quindi è molto carina come carta. Poi abbiamo Zexal Alliance, se un mostro Xyz controlliamo è distrutto in battaglia dell'effetto di una carta possiamo pagare tanti life points quanti possibili credo per specialare un mostro Utopia dal cimitero, se lo facciamo possiamo prendere una carta dal deck e metterla in cima al mazzo. Il mostro evocato specialmente raddoppia il suo attacco, non può essere distrutto in battaglia da mostri eccetto mostri numero. Poi un alza rango magico forza di Zexal che possa targettare un mostro che controlliamo, specialmente un mostro con un rango superiore Utopia o ZV utilizzando i mostri come materiali. E se lo facciamo possiamo prendere un ZV, un ZS mostro dal deck e metterlo in cima al mazzo. Se l'avversario è a 2000 o più life points di noi possiamo bandire questa carta al cimitero per pescare una carta. Poi abbiamo Zexal Construction, e vediamo una carta nella nostra mano, se lo facciamo andiamo a dare una delle carte dal deck alla mano. Non ho capito bene quel following. Allora possiamo prenderci un ZV Monster, un ZS Monster, Zexal Spell Trap, alza rango magico spell o una bassa rango magico spell. Infine abbiamo Zexal Entrust, possiamo targettare un vostro Utopia ZV o ZS nel cimitero e a darlo a mano oppure specialando. Se l'avversario controlla 2000 più life points di noi, eccetto attorno a questa carta è stata data al cimitero, possiamo bandirla per targettare una Zexal Magia Trappola dal nostro cimitero, eccetto questa aggiungendola alla mano.
Ok, le carte sembrano abbastanza carine, purtroppo io non riesco a capire un paio di effetti, quindi magari potete correggermi, dovete correggermi assolutamente, ho detto delle minchiate, è stato un video da fare veramente orribile perché ci ho provato a farlo 30.000 volte, vabbè, volevo comunque importarlo quando c'è un aggiornamento, voglio sempre importarli. E niente, siate clementi con me, non vi disiscrivete, vi prego, perché se no piango. Il video di oggi finisce qui, un saluto a tutti e anche un grazie per la pazienza.